Allora, Villa Silvia di Cesena si affrontano il Cesena di Mister Rivalta e il Novara di Gattuso, gara importantissima per il girone A della Primavera 2, con le due formazioni distanti solo 2 punti in classifica. Parte bene il Novara che prova a farsi vedere in avvio con la bella azione da parte del numero 2 Zacchi, poi il pallone dopo un batti e ribatti torna ancora al numero 2, ma è bravo Saro a bloccare in presa bassa. Risponde il Cesena qualche istante più tardi, il cross dalla sinistra da parte di Andreoli, il tentativo al volo di Urso, parata centrale per Marracchi, nulla di fatto quindi, risultato che rimane inchiodato sullo 0-0. Ancora il Novara al 17esimo, ci prova stoppa dalla distanza con il destro, palla sul fondo, poi ancora Novara al 20esimo, il cross da parte di Fonseca, il pallone arriva ancora stoppa che alza troppo la mira con il destro, palla alta sopra la traversa. Risponde il Cesena qualche istante più tardi, qui il tiro cross da parte di Militari con la deviazione di Sallicci, si salva Marracchina, calcio d'angolo, poi ancora Novara. Il pallone manovrato sulla tre quarti offensiva con la sfera che arriva a stoppa, poi ancora il scambio con Sallicci, poi il tentativo da parte di Cortea, palla sul fondo. Sempre Novara pericoloso al 33esimo, la verticalizzazione a cercare stoppa, il tiro con il destro, palla sul palo, si salva il Cesena, risultato che rimane di 0-0, a Novara vicinissimo al gol del vantaggio. Nel finale del primo tempo il Cesena si rende pericoloso qui con Urso che serve Andreoli, entra nella rigore da posizione defilata, prova il tiro, palla direttamente sul fondo. Nel finale del primo tempo ancora il Cesena qui con la conclusione da parte di Babbi. Nulla di fatto, ad inizio ripresa arriva il gol che sblocca il match sui sviluppi di un calcio d'angolo e Bellic a trovare il gol del vantaggio del Novara. Risolve la mischia in area di rigore e porta così in vantaggio la formazione ospite al secondo minuto di gioco della ripresa. Novara 1, Cesena 0. Rivediamo il replay del gol messo a segno con la battuta del calcio d'angolo, il colpo di testa da parte del numero 6 del Novara, palla in rete e gol del vantaggio della formazione ospite. Prova a reagire il Cesena al quinto, calcio e punizione di Urso, nessuno riesce però ad intervenire sul secondo palo. Ancora il Cesena, sempre su sviluppi di un calcio piazzato, qui il pallone arriva al numero 2 Ciofi con Marracchi che viene calcio d'angolo, ancora il Cesena con Militari, il cross, il pallone arriva fuori dall'area di rigore, ci prova ancora Ciofi con il destro al volo, palla alta sopra la traversa, prova a spingere il Cesena qui con Buso, il tentativo poi da parte ancora del Cesena, nulla di fatto, sempre a formazione di casa qui con Urso che dalla corsia di sinistra mette al centro, ci prova ancora Buso, il pallone deviato. Cesena che rimane comunque in possesso di palla, azione manovrata sulla corsia di destra con Ciofi che prova a mettere al centro, ancora Buso, stavolta di testa, palla alta sopra la traversa. Cesena alla ricerca del gol del pareggio, calcio d'angolo di Urso, il colpo di testa da parte del numero 19 Nanni è entrato nel corso a ripresa, nulla di fatto e poi al 37esimo arriva il gol del pareggio, calcio d'angolo di Urso e colpo di testa da parte del numero 6 Ceccacci che trova la rete importantissima del 1-1 con cui il Cesena trova il pari al 37esimo del secondo tempo. Rivediamo anche in questo caso il replay con il calcio d'angolo battuto da Urso, pallone al centro, il colpo di testa da parte di Ceccacci, palla in rete e gol dell'1-1. Nel finale il Cesena ci prova ancora qui con il colpo di testa da parte di Nanni, c'è una protesta per un possibile tocco di mano, vediamo sul tentativo da parte dell'attaccante del Cesena, il direttore di gara lascia comunque correre, ci prova Urso al 42esimo, il tiro a giro, la deviazione di un difensore, Novara che si salva in questo caso, poi nel finale ancora del Cesena, calcio d'angolo ancora di Urso, il colpo di testa da parte di Ceccacci che stavolta non trova la porta e poi nel finale al 49esimo ancora il Cesena, il pallone che arriva a Nanni che prova la girata in porta, palla fuori di un soffio, occasione sfumata per il Cesena, di lì a poco arriva il triplice fischio finale con Cesena e Novara che pareggiano per 1-1.